è stato preso il suo nominativo dall'elenco degli iscritti al teatro amatoriale italiano. Un gruppo di e quindi cerca sdoppiatrice per il film Hard, li dovrebbe fare. Sta a posto, andiamo. Lei vuole fare la doppiatrice? Vuole fare la doppiatrice oppure? No. Non so che è successo nel mondo. Ma... Pronto? Ah, pronto, buonasera. Parlo con Alessandra Bellini? Sì, chi è? Ah, pronto, buonasera, lei non mi conosce, io chiamo direttamente da Roma, mi chiamo Alfio Venanzi. Senta un po', la disturbo? Scusi l'orario, No, no, non ci Senta, io ho praticamente avuto il suo nominativo dall'elenco degli iscritti al TAI. Sì. Ecco, senta un po', noi praticamente stiamo cercando, oltre che delle attrici, insomma, che possano prendere parte a dei casting che stiamo realizzando su delle fiction, eccetera, eccetera, televisive, di cui siamo produttori per Mediaset e la RAI, stiamo cercando anche delle persone adatte al doppiaggio. Lei potrebbe essere interessata? Sì, certo. E lei ha fatto scuola di dizione? No, però ho riuscito in una compagnia teatrale qui all'Aquila. Ho capito, altrimenti guardi, io sa benissimo che ci sono i primi settori in cui si lavora nel campo del doppiaggio, sono praticamente fumetti, porno e abbiamo la sezione documentari. Le potrebbe interessare il porno? Lì ci sono 3 posti disponibili. No, il porno no. Come mai, scusi? Bisogna iniziare da qualche parte, voglio dire, lei è una ragazza di mondo, credo che possa eventualmente mettere in luce le sue qualità in modo tale che eventualmente, perché adesso sono anche cambiati, non si tratta dei porno di una volta che come iniziano cominciano subito a fare... Cioè, ma c'è il anche... solo doppiaggio, cioè solo la voce? Ecco, la voce, sì, e la voce praticamente della persona, ci sono molti dialoghi, quindi lei dovrebbe dire, oh ciao, buongiorno, come stai, tutto a posto, io so che... Cioè, e poi c'è, potrebbe esserci una scena così, però eventualmente se uno ha dei problemi nel recitare vicino a... No, volevo dire, cioè non c'è la mia immagine, solo la mia voce, questo è il doppiaggio, giusto? Allora, le spiego, il doppiaggio viene fatto praticamente con uno schermo dove lei guarda e in sincronismo praticamente mette la voce, perché se lei fa e quello fa così con la bocca chiusa non ridà, quindi lei mi deve vedere il filmato per poter sopra incidere la parte audio, capisce? Ho capito, sì sì. Ma si tratta di una cosa normalissima, lei può chiedere qualsiasi doppiatore, da Amendola, diciamo, a Zizi, per esempio, hanno fatto questa scuola, quindi sono partiti tutti quanti da qui. Ho capito. Se lei vuole io le posso, diciamo, fissare un appuntamento per martedì a Roma, all'istituto... Sta scrivendo? No, è che il fatto è che io Non le piace questa cosa? No, sa perché? Perché guardi, le spiego come è fatto. Lei una volta che arriva al nostro centro di produzione, che sta vicino sull'Aula Laurentina, vicino alla, diciamo, cioè da noi la parte, diciamo, vicino, siamo vicino alla DEAR, vicino, capisce? Allora praticamente da lì il passo è breve, perché di solito da noi transitano tutti attori che possono anche essere interessati non solo alla voce ma anche proprio alla sua persona per quanto riguarda ruoli di fiction, eccetera eccetera. Don Matteo. Ho capito, però quello che il mio problema è che non so come arrivare a Roma, capito? Non ho nessuno. Guardi, le posso, guardi, passa un pullman, il pornobus, martedì alle 8, lei dov'è, dell'Aquila? Sì, sì, l'Aquila. Ecco, il pornobus ferma all'Aquila, vicino al piazzale del teatro, alle ore 8:30, e lì carica tutte queste persone che vengono... lì praticamente lì, che prendiamo una trans a Pratola, poi siamo praticamente a qui praticamente dalle parti di insomma dalle vostre parti lì, cosa c'è, San Pio delle Camere, un'altra persona, insomma sareste in 4-5 ora che arrivate a Roma, quindi è Piazza del Teatro alle 8 alle 8:30, sì, davanti a Piazza del Teatro. Lei lo riconosce il pornobus, è fatto proprio in una maniera particolare, cioè è una forma strana. Quindi dovrei venire martedì a Roma? Martedì, sì, a Roma. Lei viene, fa il provino. Sì. Ecco, sono venute anche altre persone, alcune svengono, altre resistono. Una volta fatto il provino, lei può accedere, diciamo, alla...
diciamo. Ma quanti posti sono oltre a questi del... Allora, ci sono 3 posti per il porno, sì? Uno per il cartone animato, uh-huh, e 2 per il documentario, diciamo, per Sesso e Natura. Sesso e Natura? Sì, cioè praticamente la riproduzione dei gorilla. Ho capito. Senta, mi dà queste notizie eventualmente poi. Sì, guardi, se può segnare il mio numero eventualmente. Allora, sì, un attimo. Sì, prego. Un secondo. Prego. Barbara, mi dovresti dare un pezzo di carta e una penna. Sì. Che c'è? Giusto un numero. Perché? Ok, libero. No, dammi tutto. Siamo nel 2008, poi la segnalo sul telefonino eventualmente. No. Pronto? 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 Arriva da Popoli, sta... Sì, un momento. Comunque, signorina? Signora Alessandra? Alessa! Appoggiamo. Signorina Alessandra? Sì, sono qui. Ecco, no, scusi, volevo dirle, eventualmente sia un po' più allegra però, perché io la conosco come persona, insomma, allegra, perché mi hanno detto che è una persona molto solare. Ma chi l'ha detto, scusi? È al TAI. Al TAI? Sì. Vabbè, se mi dai il numero... No, se ne preoccupa... Allora, 06... Sì? 745... Sì? 554 554 732 sì? 489 mi sembra un buon numero comunque. No, no, perché a Roma siamo diventati tantissimi, i numeri sono cresciuti. Così. Sì. Finale sì. 12. Se fai il 13 risponde la sezione, diciamo, quell'altra della... scusi, lo ripeto, 06 sì. 74 555 sì. 4, 7, 3, 2, 4, 8, 9, 9 13. 13, capisce? Perfetto. 13 o 12, scusi. No, no, finale 12, perché 13 risponde. Allora, 12. Dunque, lei sì. Quando arriva, allora il pullman nel porno bus, no, ferma a Piazzale Clodio. Lei lì scende, Piazzale Clodio, segni, Piazzale Clodio. Piazzale, scusi. Clodio. Claudio. Come Claudio Baglioni, Claudio. Con la C o con la C, scusi? Con la C, Claudio. Con la Claudio. C di Caserta. Claudio. Claudio. Piazzale Claudio, tutti lo conoscono tutti. Allora, poi praticamente lei una volta che scende lì dove lo ferma il bus, no? Sì. Allora va sempre dritto. Sì. Diciamo che non alla prima, non alla seconda, al terzo incrocio. Cioè praticamente... Lei gira a destra e incontra praticamente delle ancore. Delle ancore? Sì, quello è il Ministero della Marina. Va più avanti e incontra un'elica. Quello è il Ministero dell'Aeronautica. Sì? Mi va ancora avanti. Ci sono dei 740 impilati, lì c'è la finanza. Mi va più avanti. Sì? E c'è praticamente una... un carro armato, quello è l'esercito. Dopo l'esercito c'è un palazzo. Senta, ma se mi dai l'indirizzo esatto di dove sta questo stabile? Va bene, allora glielo lo può segnare? Sì. Alessandro Magno il Grande, 12. Come? Alessandro Magno il Grande, 12. Alessandro Magno il Grande, 12. Giuro, 12. Uh-huh. Roma. Roma, sì. Se lo metto sul navigatore ci arriva. Sicuro. Sì, e mi dà il suo nome, scusi? Sì, l'ho detto prima, adesso glielo ripeto, forse non gliel'ho dato. Mi chiamo Antonelli? Sauro Antonelli. Roma. Sì. Produzione, allora non le ho detto la produzione. No. Produzione Stigazzi. Come? Stigazzi, cioè Esticazzi, è scritto sì, Esti. Senti, mi dici che
sei veramente? Ah, sto scherzando, non ti sei accorta di me? Alessà, non ti si può fare uno scherzo, ciao! Ma chi sei? Non mi riconosci, mannaggia la miseria! No, chi ma sei? Ma siamo stati sei stati insieme, ricordati, no? Siamo stati insieme, ma chi sei? Dimmi chi sei! Ma dai, non ci siamo più! Ma dai, guarda, non ti ricordi, non ti si può fare uno scherzo, guarda! No, non mi si ricorda, dimmi il nome, chi sei? Allora, ci siamo visti quest'estate a, a Silvi... A Giulianova! A Giulianova! Ti ricordi? Quella sera che ci ha fatto i gavettoni, eh? Perché quest'estate non stavo a Giulianova. Ah, non stavo a Giulianova. A Giulianova due. Mi ah, due anni fa. Due anni fa? Sì. Dimmi chi sei, come ti chiami? Ma dai, non ti ricordi di me? Dimmi chi sei, voglio sapere il tuo nome. Vabbè, manda in inglese, mo, stai calma, mo te lo dico, aspetta, chiama, sì. Piano, no? Aspetta, che mi sta a prendere il panico, che... come no, sta? Mi dici chi sei? Allora, mio nome? Sì, tu... Andrea. Andrea. Ti ricordi di me? Ma dove stiamo? Stai andando a Tortoreto? Sto a Tortoreto. Aspetta, tu sei Andrea di Lecco. Andrea di Lecco, hai capito? Andrea, ma scusa, ma dimmi. Ma dai, ma non ti si può fare uno scherzo là, dai. No, Andrea, ma non è quello il fatto, ma non mi ti ricordavo. Vabbè, però insomma, non può essere che arriva un pullman porno e ti porta a Roma. Ma infatti, cioè, quando infatti mi hai detto... strano, cioè. Quando mi hai detto così, effettivamente, cioè, sembra un po' strano. Perché, cioè, pornobus, insomma. Il pornobus c'era, proprio. Guarda, non puoi capire, le risate che mi sono fatte mi devo trattenere io. Tu, ma io mi stavo facendo risate, non ti dico perché... brava. Senti, facciamo una cosa. Perché non vieni a casa mia che ho comprato un videoregistratore, li registriamo qua un po' di pornazzi doppiati? A Lecco, come faccio a venire a Lecco? A Lecco si fanno queste cose, mica... Scusa. Lo so, ma io non posso venire a Lecco così di volto in bianco. Io addirittura, lo sai, devo andare a Treviso, non allora, ci hanno mandato. Vabbè, allora vengo io giù. Oh, se vuoi, dai. Non c'è problema. Ma tu sei ancora fidanzata o sei... Ma tu sei ancora fidanzata o ti sei sfidanzata? No, da luglio che non sto pensando. Sta a posto, non puoi capire che cosa può succedere, mo che vengo là. Abbiamo provato una volta, ti ricordi? Adesso non c'è più quel problema che c'era una volta. Non c'è più il problema, vabbò. No, vabbè, non voglio sapere più, no, non fa niente. Non voglio sapere più niente. Senti un po'. E vabbè, allora ci vediamo poi quando torno, quando vengo giù ti chiamo. Ma perché quando stai, scusa? Io a Lecco. Ma come hai detto prima questa cosa di dietro a mio... Era tanto, non ci sentivamo più perché tu mi hai detto che ti eri fidanzato. No, io mi sono fidanzato, ma poi mi sono lasciato perché che lì, cioè, che lì nel senso che quella lì. Mm. Che lì mi ha fatto brutto e allora. Non mi ci sono messi più che lì. Sono imparato a parlare abruzzese, che dici? Un pescaresi. Hai capito? Lì come parle fregne. Sti fresti, buone. Gnati trova. Ah, che bello accento che c'hai. Facci paura, capite? Posso parlare pure un po' con la you mare, you lago. E poi ti faccio una bella lezione io. Capito, vai. Fregate. Ma come sapevi che sto iscritta al Thai, io, scusa? Com'è? Come facevi che sono iscritta al Thai? Lo so perché al Thai, sei iscritta al Thai perché lo sapevo, cioè me l'avevi detto 2 anni fa. Il teatro, sì, il teatro, faccio il teatro quello in dialetto. Eh? In dialetto. Metti lo tai, mi sono lo tai, allora. Ma questo accento che hai preso a Milano? Com'è? Adesso hai preso l'accento a Milano, ma io mi metamorfoso, capito? A seconda di come. E quando dovresti venire giù se vieni? Guarda, se vengo, vengo mo, per Pasqua. Perché io Pasqua... Che fai? Sto con mia cugina, altri amici. Ho capito. Però la mattina. Senti, ma fra gli amici che ci sta? Pure quella stupida di Carla. Chi Carla? Tu non sei Andrea. Chi sei? Come fai a sapere che ho un'amica che si chiama Carla? Chi sei? Che fai? Dove sei? Senti, Alessandra, non te la prendere, però. Chi sei? Non me la prendo. Dimmi chi allora, sei, però. Hai presente, tu, vedi la televisione ogni tanto? Sì.
il martedì sera ti è capitato mai di vedere alle 23 su Rete 8 un programma, no? Che programma? Roba da matti, per esempio. No, quello non mai. Non l'hai visto. Ci sta dentro un soggetto, si chiama Vincenzo Olivieri, no? Beh. Che fa gli scherzi telefonici, no? Eh. Mo, questa sera, questo programma si è spostato all'Aquila, al Teatro Comunale. Sì, ma e io faccio gli scherzi su commissione, capito? Sì, ma tu come fai a sapere tante cose? Hai ragione, perché Carla, l'amica tua, no? Jacopo Bucci, no? Tu come fai a conoscere Jacopo Bucci? Allora, fammi parlare. Allora, io non conosco Caleo Bucci, noi siamo dentro al teatro, no? Beh. Io ho lanciato una pallina per selezionare gli scherzi telefonici e lei ha preso una di queste palline e mi ha dato lo scherzo da fare. Io su commissione ti ho telefonato e abbiamo fatto questo scherzo davanti a 300 persone che ti fanno un applauso. Vai! Alessandra! Ma state in onda? Siamo in onda? No, no, siamo fuori onda, non siamo in diretta. Ah, al teatro sì, al teatro stanno ascoltando tutti, però fuori no, fuori non è, capito? Stiamo registrando in televisione, eventualmente se dovesse andare questa telefonata verrà tutta criptata nei nomi, nei cognomi, eccetera, capisci? Ma fammi capire, Jacobucci, che cavolo c'è tra voi? Allora. Forse non riesco a capire, allora, però. Allora, aspetta. Allora, hai presente il teatro, no? Come è fatto, no? Sì. Cioè, una arriva al teatro, no? E io ho detto, questa sera facciamo gli scherzi telefonici, come, capito? Allora, ognuno mi ha dato un foglietto su cui c'era scritto il nome della persona da chiamare, il suo numero e il testo dello scherzo. Quindi chiaramente lo scherzo che ti ha fatto Carla, io lo sapevo, sapevo tutti quei particolari perché lei me l'ha scritti, capisci? Ho capito. Senti, però sarà questa cosa di Andrea Di Lecco, perché Carla non sa niente di questa di Andrea. Cioè, tu hai detto Di Lecco perché praticamente... Sì, sì, no, no, ma poi è chiaro che io ci ho giocato su sto fatto che tu non riconoscessi, capito? Tu hai detto, Andrea Di Lecco, io dico, sì, sono io, capito? Ecco, ti ho detto Andrea perché... No, perché lei conosce anche un altro Andrea. Sì, ho capito. Diciamo che abbiamo un gruppo insieme. Era il destino, insomma, che dovessi parlare con te, perché vedi, ho capito perché non gli altri non hanno risposto, perché dovevo parlare con te. Senti... Dimmi. Allora... Io ti ringrazio, ti faccio fare un altro forte applauso a tutti i presenti, vai! E ti aspettiamo qualche volta al Megà di Pescara dove facciamo questo spettacolo fino a fine di marzo, va bene? Va bene. Grazie, ringrazio un abbraccio, comunque. Ti salutano naturalmente Carla e tutte le amiche che sono qui. Vuoi dire qualcosa a loro? Ti stanno ascoltando. Che quando le vedo ci rideremo insieme. Ecco, ne parlate voi, va bene. Un applauso a tutti voi. Come? Mi dici quanti ne sono? Oltre a Carla? Oltre a Carla? Ne sì, sono cinque ragazze, tre ragazze. Sono tre, sì, capito, sì. No, ci sono Carla, c'è... Non le conosci, va bene? Cioè, Carla e gli altri non le conosci. Va bene. Poi te lo dice lei, ma domani mattina ti telefono e vi vedete, va bene? Va bene. Comunque, che hai detto? Va bene. Dopo mezzogiorno ti chiamo, dopo la messa ha detto, dopo ti chiamo. Va bene? Va bene. Ciao! Ciao! Buonanotte, ciao! Anche a voi, ciao! Ciao, ciao, ciao! Apposta ha lasciato il guaglione, un chiodo di questo...